E il mio sarà un intervento dedicato a una serie archivistica importante del Monte di Pietà, che nasce a Bologna nel 1473, ma questa serie archivistica parte esclusivamente dal 1561, cioè da quando il Monte di Pietà si dà come organizzazione quella di un segretario che ebbe anche compiti appunto di produzione documentaria, conservazione e gestione. Partiamo dal soggetto produttore. Il soggetto produttore è la congregazione dei presidenti del monte, cioè il board dell'istituzione. A Bologna, in età moderna, governare la carità si esprimeva nel governo collegiale delle principali opere pie e si sposava perfettamente con la tradizione repubblicana della città, basata sulla cittadinanza. Da ciò erano emersi gli assetti oligarchici del governo cittadino, che era andato consolidandosi nelle mani del Senato e degli esponenti di spicco del patriziato, appunto, della città di Bologna, che perseguiva un duplice obiettivo: da un lato affermare l'autonomia conquistata nei confronti del controllo papale, il sovrano, il Papa, appunto, dall'altro il controllo oligarchico dei centri di potere, tra cui il Monte di Pietà si distingue per la relativa ampiezza della rappresentanza, questo è molto interessante, che era garantita nel rispetto degli statuti e vedeva una partecipazione moderatamente larga dei cittadini al Consiglio, principale organo di governo appunto del Monte di Pietà. Come scrive Carboni, la divisione fra governo politico pro tempore e management permanente costituì la pietra angolare su cui poggiava la gestione del monte. Questa divisione di ruoli, questa appunto, a differenza di altre situazioni, ebbe il merito di spegnere sul nascere gli abusi perpetuati che si possono verificare nello stesso tempo, fra 500 e 600, in altri monti di pietà italiani. I primi statuti, quelli del 1514, delineano un corpus amministrativo largo, in cui trovavano rappresentanza diverse componenti cettuali cittadine. Il governo del monte creava una rete sociale dove laici e religiosi, patrizi ed esponenti delle professioni condividevano le finalità caritative ed economiche. Il governo del monte venne pertanto affidato naturalmente a 12, un numero simbolico molto importante, 12 presidenti, 4 dei quali appartenevano all'ordine delle dignità, cioè un canonico del capitolo, il padre guardiano dell'annunziata, cioè un francescano, i francescani erano stati all'origine dei Monti di Pietà, un dottore dell'Università di Bologna e un senatore. Gli altri 8 erano costituiti da 4 nobili e da 4 cittadini, quindi, come vediamo, una rappresentazione piuttosto ampia. Dopo però quasi mezzo secolo vi fu un tentativo di irrigidimento del governo del monte. Si passò da questo principio collegiale largo, con un alto tasso di ricambio, a un altro in cui si prevedeva l'elezione a vita di 3 presidenti. E passati altri 2 decenni, gli statuti del 1576 aprivano la strada ad un nuovo equilibrio che rivedeva il principio della perpetuità della carica, sancendo un meccanismo che si consolidò nel 1599. La procedura nuova abbinava ingegnosamente sorteggio e designazione. L'evoluzione di queste procedure sulla composizione dei vertici del monte rivela che il meccanismo caratterizzato da un notevole ricambio era profondamente segnato dal monopolio da parte di esponenti del patriziato cittadino, dell'università e delle professioni più importanti di Bologna. E gli studi di Fornasari e di Carboni hanno enucleato questo nucleo molto rilevante del patriziato bolognese.
La maggior parte dei presidenti proveniva da famiglie molto rappresentative di questo patriziato, spesso dal Senato medesimo, marcando il profondo legame che saldava il patriziato senatorio alla carica dei presidenti dei Monti e con uno sguardo più ampio a tutte le opere pie cittadine. Era un modello di gestione di questo importante settore del welfare cittadino, affidato ai privati naturalmente, dove naturalmente in stretto rapporto col pubblico, però era questo il modo di gestire il welfare in età moderna a Bologna, ma in varie aree italiane. Tutti questi fattori si rispecchiano nelle modalità di discussione su temi molto vasti e nella registrazione, appunto adesso stiamo passando dal soggetto produttore un po' ai nostri, alla nostra serie, dei verbali delle deliberazioni del Consiglio del Monte, in cui è pressoché assente il dibattito in queste registrazioni, secondo un processo in atto nelle assemblee cittadine italiane almeno dal 300 e, come sapete, in moltissime nostre istituzioni. Spesso si arriva già con la decisione bella e pronta e non viene discussa. Mentre in origine proprio la registrazione dei verbali era proprio, aveva questo scopo di rendere in scritto l'oralità del dibattito, con alcune però e anche significative eccezioni, questo l'avete soprattutto nell'handout ben più ampio che vi ho fatto avere anche in lingua inglese nei giorni passati. Questa situazione è resa plastica nelle prime carte del primo registro dei verbali del Monte, in cui manca del tutto quasi il riferimento alla discussione e in gran parte sono assenti le indicazioni anche formali che garantiscono la formazione di una proposta e di un partito consigliare, cioè vengono meno anche questi elementi che invece per lungo tempo saranno molto importanti nella verbalizzazione delle città italiane a partire dal 200. Un processo redazionale che mostra come, al di là del fatto che le decisioni venissero o meno assunte in ambiti ristretti ed extraconsigliari, queste non venissero registrate. Mancano le discussioni, mancano le procedure susseguitesi al dibattito in assemblea e manca appunto la lettura della verbalizzazione e non risulta quasi mai il dibattito che in queste riunioni doveva seguire, se non attraverso, e anche qui non è completo questo modo di procedere, l'espressione della votazione quando questa compare. Altre fonti archivistiche però, sempre conservate nell'archivio del Monte, ci restituiscono un quadro meno arido. Cito da una di queste molto importanti, in cui pare esistere un dibattito. Quei capitoli sono stati da me segretario d'ordine come sopraletti ai signori congregati e da essi, come è parso, ben intesi e uditi e dagli stessi, dopo essersi sopra quelli avuti luoghi e maturi discorsi, sono stati con un segreto partito proposto, raccolto ed ottenuto con voti affermativi numero 7 et 1 negativo, confermati ed approvati tanto essi quant'anque i sovrannominati capitoli fatti dell'anno 1653 e loro aggiunti nell'anno 1664. Anzi, l'andamento documentario ordinario, che pare refrattario nel primo registro a verbalizzare i vari passaggi formali del Consiglio e nel testo che vi ho inviato c'è proprio la trascrizione di questo registro, nelle prime carte, non è esente da infrazioni, anche vistose, come appare in un testo notevolissimo, stante nella relazione letta da uno dei presidenti del Monte nel 1601. In essa Pompeo Vizzani, un nobile bolognese, metteva in discussione la distinzione che il Monte operava indebitamente a favore dei poveri rispetto ai ricchi, dei nobili, distinguendo la percentuale del denarino a svantaggio del ceto abbiente. Cioè rilevava come non fosse giusto, secondo gli statuti, che chi era meno ricco avesse da pagare un denarino minore.
Il suo ragionamento, ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, intendeva ottenere vantaggi economici per la classe nobiliare, in un momento di grave crisi economica per la città, nel nome di un'equità che il Vizzani trovava doversi garantire a tutti allo stesso modo nel rispetto della Carta Statutaria del Monte. Non fu approvato questa proposta. La stesura dei verbali del Consiglio, la conservazione nella depositeria, l'accesso ad essi e la loro relazione con altre serie fondamentali ancora oggi conservate, pensate che nell'archivio del Monte abbiamo documenti non che partono dal 1473 ma addirittura dal XIII secolo, proprio per le donazioni che vennero e per una storia tipica dell'archivistica settecentesca che riunisce i diplomatici, quindi raccogliendo pergamene da varie fondi e mettendole insieme. Ma questa storia archivistica solo al principio del XVIII secolo trova una sua fase conclusiva, proprio a causa della farragine, della difficoltà della conservazione delle scritture, viene per la prima volta istituito un servizio archivistico, cioè viene assunto un archivista. Questo avviene esclusivamente solo il 28 gennaio del 1706. Questa è la prima volta in cui compare un archivista che permette di riordinare le carte. La serie di cui vi ho parlato, cioè i verbali del Consiglio, è costituita solo questa serie da 202 registri prodotti dai notari segretari del Consiglio in un arco compreso tra il 1561 e il 1924. Quindi dal 1561 al 1924 abbiamo tutti gli atti deliberati dal Consiglio di amministrazione del Monte di Pietà, poi diventato Banca del Monte di Bologna. I registri cartacei riportano la registrazione dei verbali delle sedute periodiche della Congregazione dei Presidenti del Monte. A ciascun registro è generalmente unita una rubrica alfabetica, l'abecedarium, uno strumento fondamentale anche oggi, che siamo appunto nell'epoca del web. Uno strumento che permetterebbe di raccordare l'istanza di informazioni generali con l'istanza di informazioni puntuali. Proprio per questo le rubriche sono state rilegate in maniera solidale a questi registri, che come dico sono 202. Naturalmente questa mia presentazione non può essere che limitata a questi elementi fondamentali, che però danno un'idea del rispecchiamento che esiste fra produzione documentaria e attività dei soggetti che le producono, anche in questo caso del governo di un Monte di Pietà per oltre 200 anni. Grazie.